Ma oggi è principalmente una festa delle 110 associazioni che hanno aderito all'appello lanciato non più tardi di sabato, la festa delle comunità stranieri presenti ed integrate nel nostro territorio, la festa dei rifugiati, oggi ricordiamo la giornata internazionale del rifugiato, e soprattutto un momento in cui la città di Reggio vuole raccontarsi, raccontare una società che non è la società cupa, la società che ha paura del diverso, ma esperienze di vita, esperienze reali di chi ce l'ha fatta, chi ha approdato nella nostra città, attraverso i nostri porti, chi soprattutto è riuscito a costruirsi una vita migliore, di chi è scappato dalla guerra, dal conflitto, dalle violenze ed è qui oggi a Reggio che costruisce il proprio sogno. Parleremo proprio di questo, contrapporremo a un'idea di una società chiusa, una società aperta, quella che è reale. Parleremo di fatti, di storie, incontreremo persone, ecco, una società che si apre all'altro, della solidarietà, dell'incontro e delle relazioni. Reggio Calabria in più di un'occasione ha dimostrato tantissima generosità, lo ha dimostrato attraverso il lavoro di tanti volontari quotidiano durante la fase degli sbarchi, lo ha dimostrato con tante esperienze di buone pratiche, di integrazione e di accoglienza. La città di Reggio dovrebbe imparare a fare memoria di quello che è, di quello che vuole essere e non chiudersi a degli slogan sempre troppo facili, delle fake news che ormai vediamo in tutti gli organi mass media che ci presentano, ecco, una prospettiva sempre negativa, un'idea di società veramente in cui dobbiamo aver paura l'uno dell'altro. Invece oggi non è così, vediamo tante persone qui di diverse religioni, di diverso colore, di diversa estrazione sociale che costruiscono quotidianamente una società migliore.